Deception, episodio 3 extra incredibile. Sul canale è uscito il video pazzesco e assurdo dell'extra numero 1 sulle scimmiette, dove abbiamo preso S, e tranquilli parlerò di un argomento sus che è uscito fuori da quel video incredibile, e oggi stesso per me dovrebbe uscire proprio il secondo episodio extra di Dark Deception, quello su Agatha, dove purtroppo, ragazzi, non siamo riusciti a prendere S, ragazzi. Io rivedendo quel video mi sono tornate le emozioni di quel giorno che ero convinto di prendere S, ma purtroppo non ci sono riuscito mai nella vita. E mi voglio collegare a quel punto che vi ho detto poco fa del primo video invece extra di Dark Deception proprio sulle scimmiette, dove li ho preso S. Sì, ragazzi, ve lo confermo, io ho giocato i livelli e li continuerò a giocare a modalità facile. Sì, ragazzi, perché per me è la modalità facile è la modalità difficile. Cioè, già così io non prenderò mai S, mai, a meno che non mi ci chiudo tipo 8 ore, 10 ore, proprio una di quelle live dove giochi solo Dark Deception, lo impari a memoria ogni frame e allora S lo prendi. Ma per me, per come sono fatto io, questa tipologia di gameplay è già difficile per sé normale. Se io metto pure difficoltà difficile non avrei preso neanche S con le scimmiette. Quindi leggerete facile, ma per me quello è, c'è scritto difficile, incredibile. E l'altro annuncio che voglio fare, ragazzi, è che probabilmente questo episodio extra di Dark Deception sui Watcher, che mi sazierà tantissimo e non vedo l'ora, è incredibile, sarà l'ultimo. Perché dico ultimo, ragazzi? Io ve li porterò tutti, tranquilli, gli altri video extra su tutti i capitoli, ve l'ho promesso uno su tutti quanti, dove almeno proviamo a prendere A. Però sto notando che effettivamente manca una serie horror costante. Ci avete fatto caso? Palworld sta andando avanti, poi finirà, e dopo Palworld inizierà Minecraft. Elden Ring ha iniziato da Shadow of the Earth, che andava avanti per mesi, ragazzi, talmente grande che ha voglia. Per quanto riguarda horror, Indigo Park è finito, ho fatto pure l'episodio extra. Tecnicamente Dark Deception la serie è finita, a meno che non esce appunto il capitolo nuovo, come Poppy Playtime. Quando uscirà il capitolo nuovo lo porterò subito. Però io vi ho promesso che vi faccio un episodio extra su tutti i capitoli, sperando di prendere A. Però come vedete non riesco a farli uscire con costanza, perché sono video dove mi li devo preparare un minimo, e anche preparandomeli non riesco a prendere S. Incredibile. Stessa cosa per Project Playtime, ragazzi. Io Project Playtime ve lo continuo a portare perché mi diverte e ci sono affezionato. Però, ragazzi, è la stessa cosa ripetuta all'infinito, perché quel gioco ormai è andato, penso sia morto definitivamente. Quindi anche lì vedete che ogni tanto io ve lo continuo a portare. Mo vi ho portato Aggie Waggie, vi ho portato Mami Long Legs, ora devo registrare dopo il video di Boxy Boo e poi vi riporterò lo specialista e ricomincerò a fare così. Però vedete, manca una serie horror costante. Infatti probabilmente dopo questo episodio 3, che probabilmente vedrete massimo intorno al 10 settembre, perché io sto registrando questo video fino agosto, stessa cosa vi farò vedere l'episodio di Project Playtime con Boxy Boo, che ripeto devo registrare tra poco. Dopo questi due video inizierà la prossima serie horror canon del canale, che uscirà con episodi standard come tutte le altre, che sarà Bendy e The Ink Machine, come avevo già accennato qualche video fa, perché nel sondaggio che abbiamo fatto ormai qualche mese fa sulle serie horror arrivò seconda, se l'era battuta con Dark Deception. Quindi sicuramente sarà Bendy e The Ink Machine, già l'ho comprato, quindi al 99% la prossima serie horror canon del canale sarà Bendy. Questo non vuol dire che io ogni tanto vi porterò gli episodi extra di Dark Deception, come vi ho promesso, e anche Project Playtime. Però lo slot horror del canale sarà dedicato da adesso in poi su Bendy. Ok, ragazzi, incredibile. Detto questo, purtroppo per me incredibile, mi toccherà tornare a fare i Watcher, incredibile, ragazzi, modalità facile, incredibile, dove speriamo di prendere almeno A. Prima cosa, vi devo far vedere gli extra, che mi ero completamente dimenticato l'altra volta. I segreti e gli extra in questo gioco, a parte nell'episodio extra 2, dove scopriamo la stanza segreta di Agatha, che è quella di lore, ha senso nella storia, ma nel capitolo 1 delle scimmie, i segreti sono le fan art, quindi io ve le faccio vedere tutte, ragazzi, ma sono fan art. Vedete, queste le abbiamo sbloccate nel primo extra. Sono molto carine, però io quando leggo segreto mi aspetto qualcosa di sus, come appunto la stanza segreta nel video di Agatha, ragazzi. Poi questi sono tutti chiusi, io ancora non ho mai capito come si sbloccano. Questi ne ho sbloccati due, riconoscimenti li abbiamo visti. Tra l'altro, ragazzi, uno di voi mi ha fatto la battuta che non dico che è confermato, ma quasi, ci sarà un livello extra super segreto dove ci sarà il vero finale, che già da adesso vi posso dire, ce lo vedremo su YouTube insieme da qualche canale che lo prenderà, che per sbloccarlo devi prendere S a tutti i livelli.
Quindi per me, ragazzi, è proprio out. Quindi faremo tutti gli altri finali, faremo i livelli normali, faremo pro l'extra, faremo il finale normale. Quello segreto ce lo vedremo insieme, tipo reaction su YouTube, quando qualcuno che segue lo porterà incredibile. Va bene, ragazzi? Allora, intanto che carica, vi voglio leggere per curiosità le regole che mi avete mandato sempre per quanto riguarda prendere S in questo livello, che, ripeto, sarà A per me, perché fidatevi, è impossibile. Completarlo in meno di 25 minuti, e questo, vabbè. Prendere tutte le gemmine, che sono 354, va bene. Poi ci sono due bonus shard, una nascosta nel labirinto e una nascosta nella villa, e vabbè. Ci sono quattro segreti, uno nella prima stage e tre nella stage 2, che sono introvabili, meno male che c'ho la foto. Non morire più di una volta! Ragazzi, ma come fate? Cioè, ma come si fa a non morire più di una volta in questo livello incredibile? Assurdo per quanto mi riguarda. Fare una streak di 250 gemme, che solo con la calamita puoi fare, e sopravvivere, come dico sempre. Ragazzi, io non lo so. Io ce l'ho la foto dei segreti. Nella zona 1 il segreto dovrebbe stare fuori dal labirinto. Questa cosa non è che mi è chiara. Tra l'altro mi sa che l'abbiamo trovato in blind run, quello là. Per quanto riguarda il livello 2, sta uno in basso a sinistra, uno in alto a sinistra e uno in alto, ancora più in alto, a sinistra. Ragazzi, almeno i segreti li prenderemo e vediamo come va, ragazzi. Però, sus, io mi metto la calamita e mi metto il teletrasporto. Ma mi sono un po' demoralizzato dopo non aver preso il livello con Agatha S. Quindi ve lo dico sinceramente, ragazzi. A me, come gameplay, Dark Deception, nella sua originalità, un po' mi ha conquistato, ragazzi. Perché vi ricorderete come all'inizio giocavo Dark Deception, lo giocavo veramente male. E ragazzi, il segreto però dovrebbe essere qua dentro. Evidentemente si prende alla fine. Vabbè, posso fare così almeno? Questo si arrabbia? Ah, perché non ho startato il livello. Ecco appunto. Ora l'ho startato. Quindi un minimo penso di essere migliorato, ragazzi. Io me li so visti, ripeto, i pro player di Dark Deception, ragazzi. Fanno delle cose che sono fuori da proprio ogni grazia del godo. E non metto in dubbio che potrei imparare a essere così skillato, ma sicuramente ci dovrei perdere tanto di quel tempo che... Capite, no? Proprio tanto, tanto. Capito? Cioè, ad esempio, per i Watcher mi dovrei imparare tutte le strategie dei Watcher. E sono morto sulle spine, ragazzi. Vi rendete conto? Io adesso dovrei resettare il livello di nuovo. Ora cerco di concentrarmi un pochino di più, ragazzi. Però vi stavo accennando un attimo fa. Io non metto in dubbio che si possa diventare esperti incredibili di questo gioco. Però ci devi perdere tanto tempo, ragazzi. Ma tanto, tanto tempo. E io sinceramente adesso non c'ho questo tempo da dedicare extra Dark Deception a livello skillato che merita. Capito? Si può fare. Perché, ripeto, ci sono i video dei pro player che giocano a Dark Deception, ragazzi. Ci giocano a dei livelli che tu dici, mamma mia. Però magari giocano solo quello, ragazzi, capito? Io purtroppo non ci riesco. Non ci riesco. Già poi Mr. Light a me mi ha traumatizzato, quindi, e lo sapete. Per me già è difficile questo, ragazzi, a modalità facile. Cioè, capite? Capito? Non c'è speranza. Non c'è speranza, ragazzi. Vi prenderei in giro se vi dicessi posso prendere S, ragazzi. Io ripeto, gli unici due livelli dove c'è la speranza, ve l'ho detto, sono Agatha e le scimmiette. Quelle... Beh, scimmiette l'ho presa poi, quindi è andata bene. Perché mi dava l'idea di livelli che era possibile. Ma questo qui già è un altro livello di provaggine, capito? Che purtroppo io non ho. Potrei averla, però mi ci dovrei chiudere tantissimo. Proprio tantissimissimissimo. Mi sa che siamo morti, eh. Vediamo un po'. Due ce ne mancano, magari riusciamo a farla. No, ce ne manca una, che non so dov'è. Forse la riusciamo a prendere, ragazzi. Almeno siamo morti una volta sola, che non sarebbe male. Ok, eccola laggiù. Forse riusciamo a prenderla, ragazzi. Ok. E questo, ragazzi, è il livello 1. Ora dovrei riuscire a prendere il segreto che sta qui, che dovrebbe essere fuori. Almeno quelli li vorrei prendere in questi episodi extra incredibile. Dovrebbe stare qua. Questo mi sa che tra l'altro l'avevamo preso nella blind run. Ok, sì, era questo segreto qua. Va bene. Sì, qua vedi, capisco perché mi avete detto prendi il teleport, perché effettivamente col teleport puoi fare delle figate, puoi fare così, giustamente. Ok, preso l'extra. Ora ragazzi, c'è la parte dentro. Ora mi devo un attimo rivedere la foto, perché non è che ho capito bene dove sono i segreti. Dovrebbero essere in quattro quadratini
uno in basso a sinistra, uno in alto e uno ancora più in alto. Fammi un po' vedere. Uno sta in quel quadratino là, uno sopra e uno ancora sopra, ragazzi. Cioè, sono, non dico irraggiungibili, però quasi, almeno a prenderli. Però, ripeto, lo voglio fare. Sono morto già 3 volte, ragazzi. Capite che per me S è proprio fuori di testa? Non dico di morirci 70 volte come ci sono morto la prima volta, però vorrei almeno provare a prendere i segreti, ragazzi. Non sono ancora riuscito a prenderne uno. Ancora uno. Quindi già stanno qua, capito? Ma io me lo ricordo la prima volta quante volte ci sono morto, ragazzi. È stata follia. Quindi dovrebbe stare qua, però, ragazzi. Io non capisco dov'è. Ah, è nella stanza sopra? Ah, perfetto. Qua. Ah, eccolo, pensa un po'. Ah, eccolo. Hai trovato una stanza segreta. A meno male, almeno vediamo che ci sta, ragazzi. Almeno questa cosa nel video la volevo vedere. Loro ti attaccano alle spalle. Abbandona questa strada. Ma loro mi possono attaccare pure nella stanza segreta? Quindi queste, ricordiamoci, ragazzi, sono scritte, probabilmente fatte dal giocatore che è venuto prima di noi, che ci lascia dei consigli. Per they are weak, quindi loro sono deboli. Non cambia niente. Lasciali andare. Ti meriti di meglio. Ok, ragazzi, quindi questo diciamo che è il primo segreto. Allora, il secondo, ragazzi, dovrebbe essere in un luogo, ragazzi, in alto a sinistra, in un'altra scatoletta in cima, ragazzi. Io spero, ragazzi, che stiate apprezzando la mia godosità nel non arrendermi contro queste creature, ragazzi. Forse c'è speranza di prendere almeno la A, però sono già morto, ragazzi, per fare questa cosa. Sono morto già tipo 5-6 volte. Ho sbagliato io, ragazzi, purtroppo. Mi piace come si mettono le mani nei capelli, come per dire, questo non sa giocare. Ragazzi, che famo? 2 contro 1? Ah, la stanza segreta dovrebbe essere qua, vicino a me, se riesco almeno a raggiungerla, ragazzi. Dovrebbe stare qua. Eccola qua. Seconda stanza invisibile. Cioè, no, questo è proprio solo un segreto standard, va bene. Ora, il terzo dovrebbe essere ancora più in alto, proprio nella cima più grande di questo posto incredibile, ragazzi. Vabbè, per fare sta cosa, ragazzi, io sono morto, tante volte, fidatevi, sono morto tante di quelle volte che ne bastavano la metà, fidatevi. Allora, vorrei provare ad arrivare in cima, se ci riuscissi. Ah, ma è chiusa! Ah, bene. È chiusa la porta, ragazzi. Come ci arrivo in cima? Ah! E mo me la prendo io nel sederino, come si dice. Ragazzi, mi sono clippato nel muro. Ragazzi, state vedendo quello che è successo? Cioè, sono diventato uno di loro? Ma scusami! Mi sono clippato nel muro! Questo lo voglio lasciare come ricordo del video, ragazzi. È il momento più divertente di tutto il video. Sono diventato una statua, guarda, mi sono clippato nel muro. Vedi che ci sono dei glitch allora per fare le cose. Peccato, ragazzi, ci ho creduto tantissimo. Hai ragione, dovevo approfittarne per scappare, ragazzi. Cioè, il segreto, ragazzi, è oltre queste due porte. Cioè, l'unica idea che mi viene in mente è che si apre quando comprate tutte le gemme, ragazzi, perché altrimenti non si spiega. Allora, le abbiamo completate. Adesso, secondo me, è possibile che si apre quella porta? Ah, giusto, questo non ci avevo pensato, la maniglia. Questa qui, forse. Ora andiamo sopra, vediamo se si è aperta, ragazzi. Se non si apre neanche così, non ne ho idea. Si apriva così. Si apriva così, ragazzi. E che devi fare? Anzi che l'ho capito, ma abbiamo preso l'extra, va bene. Quindi gli extra li abbiamo presi tutti, diciamo. Meno male. Eccola, questa è una scena importante. Ah, Mala che è pure immune, peccato. Bella, sono contento di aver visto la stanza più bella di tutto il gioco, dove c'è l'oro volante e loro che diventano uomini d'oro. Beh, questa è una cosa carina, sono contento di averla vista. Completiamolo, ma io penso di aver preso tipo D, C forse. Prendiamo questo. E poi dopo tutto questo c'è anche il boss finale, che giustamente, mica cavoli, ragazzi. Però sono contento, ragazzi, ripeto, se già riesco a prendere tutti i segreti, come dire, non dico sia una soddisfazione, perché credo di aver preso lo stesso voto della mia prima run. A meno che per prendere A basta che muori sotto le 40 volte,
Allora c'è speranza, altrimenti non lo so. Un po' sus, ragazzi, vediamo un po'. Devi mettere proprio qua, aspettare un quarto d'ora. Ok, vai, perfetto. Ok. Ecco fatto. Penso che se morivo in quel frame, ragazzi, lanciavo il mouse sullo schermo. Sapete perché mi ha messo 3 segreti su 4 invece che 4 su 4? Perché quando vi ho detto che sono morto per fare solamente questo tentativo, ragazzi, 21 volte, ne dovrei morire una, massimo 3, lui mi ha resettato il segreto fuori, quindi mi ha contato i 3 segreti, per capirci, dentro, ma non quello fuori. 2 S ci sono, quindi questo sono contento. Cioè, lui ti dice limite 25 minuti, ma magari lo devo fare lento. Forse è quello il segreto, il fatto che devo andare lento e vado super veloce, invece che proprio una mentalità sbagliata. Ho preso B di nuovo, quindi non c'è speranza. Quali sono gli extra nuovi? Questo, però sono disegnini, ragazzi, capito? Cioè, l'unica chicca vera del livello, per quanto mi riguarda, non sono le fanart, è il fatto che abbiamo visto la stanza segreta con tutte le scritte sus, quello è un vero segreto, e poi la stanza dove ci sono le colate d'oro e loro che sono sotto che si coprono d'oro, per far capire che gli piace la ricchezza. Quelle sono due cose carine. Quindi, ragazzi, per completare il discorso che ho fatto inizio, sicuramente farò altri episodi extra con calma sugli altri livelli, ragazzi, ma come avete visto, per me è impossibile, a meno che non mi ci chiudo in una maniera colossale, riuscire a prendere A, S figuriamoci, e in modalità facile, quindi capitemi, purtroppo non ho quelle skill. Quindi sicuramente la blind run, nella sua semplicità, con il trucco dei checkpoint, morire mille volte, mi ha fatto piacere. L'unica cosa che io potrei fare a questo punto, che secondo me è anche più semplice, è fare forse un episodio extra conclusivo dove vi metto io che recupero tutti gli extra, tra virgolette, e i disegnini, quello mancante di questi qua, dei Watcher, delle paperelle, clown, le infermiere, le mascotte e gli orsetti. Ve ne faccio uno finale dove vi metto tutte le clip. Secondo me faccio prima così, ragazzi, che farvi vedere altri 5 extra dove vedete me che muoio 40 volte quando ne dovrei morire massimo 5 per tipo 2 minuti di video, perché è una stanza. Potrei fare così, ci metterò un po' a registrarlo, però è l'unica idea che mi viene in mente, ragazzi. Questo livello mi ha completamente demoralizzato ancora di più dopo Agatha, ve lo dico sinceramente. Cioè, è divertente cercare i segreti, però ripeto, sono pochi i segreti veri come li intendo io, gli altri sono disegni, ragazzi. Io sinceramente, l'idea di farmi dai clown in poi morirci 50 volte per completare il livello prendendo un voto magari ancora più basso di quello che ho preso per un disegno, non ne vale la pena, ragazzi. Non voglio rovinare con questi episodi extra, tolto il primo che mi ha divertito con le scimmiette, l'esperienza che è stata con me Dark Deception, che per me è stata divertente, è stato un gioco che non avrei mai giocato se non avessi avuto questa possibilità del canale, che mi avete fatto scoprire voi, vi ringrazio. Però non voglio rovinarmi l'esperienza. Io ho il terrore che se continuo questo patto degli extra me lo rovino. Mi rovino l'esperienza di Dark Deception e mi dispiacerebbe veramente tanto, perché non è come giocare a Poppy Playtime, che sai, ti dimentichi le videocassette, rifaccio una run, me le prendo tutte e abbiamo concluso. A parte una boss fight che può essere Miss Delight, però vabbè. Qui è proprio un trial and error troppo brutale per le mie possibilità attuali, ragazzi. Vi prenderei in giro se vi dicessi il contrario. Io credo la finirò qua con Dark Deception, almeno per adesso. È divertente la prima volta, che muori tante volte, è divertente tutto dei checkpoint, quello è tutto divertente, ma la parte competitiva, tra virgolette, di Dark Deception non fa per me, ragazzi, ve lo dico col cuore in mano. Comunque, ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito la serie Dark Deception. La serie continuerà quando uscirà il prossimo capitolo, magari per allora avrò più tempo e potrò dedicarvi un po' di più, però non lo so, ragazzi, vediamo con calma. Project Playtime probabilmente continuerà ogni tanto, come vi ho detto inizio video, e prossimamente inizierà la serie su Bendy, che secondo me... Io non so niente di Bendy. Uno di voi mi ha detto che sicuramente il gameplay di Bendy mi farà impazzire molto di più di quello di Dark Deception. E già questo, ragazzi, mi consola, perché se anche lì io devo correre con un pad in mano con i Watcher, ragazzi, me ne vado triste e non godoso. Comunque, ragazzi, vi ringrazio di aver seguito Dark Deception, di avermi dato un sacco di supporto, consigli incredibile. Continuerà la serie quando uscirà il capitolo nuovo. Project Playtime ve l'ho raccontato, di Bendy ve l'ho detto. Ragazzi, che cosa con voi, e ci vediamo al prossimo episodio.